parte. E quello sotto che scrive cazzate con l'accento sulla A. Grandissimo, chiunque sia, ha tutta la mia stima. Passiamo ad altre domande. No. Ah, ecco, oddio, questa qui. Già la tipa che ha fatto la domanda. Uno ha il nick con i simboli giapponesi. In più, come avatar, ha il tipo che fa la morte in Scary Movie. Precisamente nel momento in cui dice Bella a telefono. Se non avete visto quella scena, la consiglio vivamente. Chiuso off topic. Allora, domanda. Ho letto su Facebook, fonte super attendibile, che tutte le donne sono spie mandate per distruggere la Terra. Secondo voi è vero? Confermo. Vorrei citare soltanto il tipo che ha risposto per primo, che ha risposto con la faccina scazzosa. Effettivamente. Sì? Sì. No, è una cosa assolutamente... Ironia, ironia zero. Cioè, un tizio dice, è certo, sai, siamo coalizzate con gli alieni. Ma, cioè, prendetela con più ironia, cazzo, è una domanda lol, non è che... No, l'ultima risposta è stupenda. L'ultima risposta è stupenda. Ma ha chiesto che ti sia spiffato. Sì, è bellissima. Verissimo, verissimo. Sì, sì, siamo state mandate da un pianeta lontano, tipo 1000 anni luce, infatti. Invecchiamo prima dei maschi, solitamente. Quindi, non è vero, non è assolutamente vero. Tornando alle domande sceme. Tornando alle domande sceme, aspetta, visto che siamo già a 12 minuti, arriviamo a 15 con queste domande e io devo per forza fare una domanda in salute mentale, perché sennò non ci sto. Allora dunque, passiamo direttamente a quelle in salute mentale? Sì. Dove sono? Vediamo un poco. Salute. Oh, salute mentale. Vediamo qualcosa di decente, no? Perché a volte... Dica. No, una domanda del genere va detta. Anche perché è troppo divertente. Cosa ne pensate di chi pensa? Se io pensassi che sto pensando a pensare quello che penso, penserei, cazzo, sto pensando. No, il tipo che ha scritto questa è un emerito. No, è un genio, cioè, cavolo, è la domanda dell'universo, cioè, ha risolto la domanda dell'universo che l'uomo si poteva da secoli. Ve ne rendete conto? La domanda è perché sto pensando? Beh, perché forse c'hai più di un neurone, o forse no, non si sa. Ma comunque è una cosa abbastanza stupida. In effetti, sì. Della serie Capitano Obvious, sì, effettivamente. Infatti. No, questa domanda è da dire. Cosa? Possibile che in questa sezione non si possa andare neanche a fanculo in pace? Oddio! Ma se vuoi andare a fanculo in pace, basta che dici a tutti io vado a fanculo e te ne vai dalle palle veramente, senza che scrivi su Yahoo Answer che te vuoi andare a fanculo, giustamente. Esattamente. No, ma poi soprattutto se vuoi liberarti di tutta questa rabbia repressa verso qualcuno, nessuno ti può impedire di mandare a fanculo qualcuno. Come dice la mitica di Tizzetto, non esco mai senza vaffanculo. Senza un bel vaffanculo pronto. Per citare una donna geniale che io assolutamente adoro. Quanto tempo abbiamo ancora? È un mito. Un altro minutino, dai. Ma sì. Oh, un tizio chiede se se l'è fatta addosso, ma noi non lo sappiamo, devi sapere tu, scusami. Esatto, se non lo sei tu, caro, guarda. Ti serve per caso un sensore, qualcuno che te lo dica, ma chissà. Chissà, è la vita che è alquanto crudele, come un tizio che chiede. Ban crudele? Ragazzi, secondo voi perché mi hanno bannato questi operatori crudeli? Non ho fatto niente di male. Quando bestemmiavo ogni tanto era solo qualche madonnina, ma lo facevo in modo simpatico e fantasioso. Perché questi operatori non apprezzano la fantasia e l'impegno che ci mettevo nel farlo? Poi ogni tanto screziavo adolescenza, ma lo facevo in modo ermetico e molto ironico. Cioè,
i miei baffanculo e succhiami il cazzo erano sempre detti in modo simpatico e gentile, quindi... Poi lo spam lo mandavo, sì, ma in modo divertente, quando meno se l'aspettavano. Quindi, secondo voi, sono una vittima di un'ingiustizia del sistema? Assolutamente no, caro, solo non ti rendi conto della tua volgarità. Esatto, sei solo un coglione, vai a buttarti nel cesso. Perché... Esattamente, fai vedere, notare l'avatar della faccia proprio di un pazzo, che sorride in maniera sì, spastica. La faccia... perché mi ricorda stranamente Wilbush in alcuni lineamenti, vabbè. Ah vabbè, perché Wilbush è onnipresente, no? Però lui non bestemmia nei suoi video. Grande Wilbush, no. Ne approfitto. Grande Wilbush! Vabbè, basta sclero. Siamo a 17 minuti, perciò facciamo un po' di pausa. Ci torniamo dopo la splendida canzone che manderemo. Non sapremo quale, la manderò a random. E dopo torniamo. Ciao! A dopo. Why am I standing alone in the twilight? Let me go, no more lonely nights. I take a deep breath under the icy sky. Feel like losing, but it's gonna be alright. Break through the night, go and try to fight. Don't be afraid, now is the time. Midnight, take it, I should feel my heartbeat. There's no limit to my reach. I say goodbye to my tears that I don't need. So believe in my dream. Just right by my side.